Carlo Fornaro, direttore delle azioni esterne di Telecom Italia. Il suo intervento in precisione si intitola La conversazione d'impresa, nuove regole, nuovi ruoli per il soggetto impresa nell'economia digitale. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Ho due buone notizie. Uno è che il titolo della presentazione è cambiato, perché immaginavo che parlando dopo tutti quelli che mi hanno preceduto non avrei dovuto ripetere cose che evidentemente ho anche ascoltato già stamattina, quindi vi sollevo da questa incombenza. La seconda è che non mi occupo, la mia azienda non si occupa né di cibo né di beveraggi, quindi, come dire, anche se l'ora è quella del pranzo, cercheremo di fare velocemente ma senza evocare argomenti a questo punto difficili da sostenere. Vedete che ho provato a scherzare ovviamente con il titolo, alzo sprach internet, così parlo la rete, perché mi pare che, a parte le cose giuste che tutti abbiamo sentito stamattina, ho provato a identificare quali sono i 10 comandamenti veri che la rete, che è quello che sta cambiando la nostra comunicazione, ci sta insegnando, ci sta facendo vedere e che credo dobbiamo tenere in considerazione. Sentiamo parlare di 2.0 anche per Sanremo, probabilmente un po' troppo, quindi forse bisogna tornare un attimo all'origine del 2.0, e quindi abbiamo liberamente tratto dalla famosa comunicazione del 2004 che fece partire la febbre del 2.0, prima in maniera teorica e poi molto più pratica, e da Timorillo appunto a San Francisco. Cercherò di darvi queste 10 indicazioni che secondo noi sono quelle che vengono fuori appunto da un'osservazione della comunicazione di diversi soggetti in rete, non solo le imprese ovviamente, ma tutti i soggetti, attraverso appunto 10 singole indicazioni, non diciamo comandamenti ma insomma indicazioni secche. Allora, la prima è questa, e la possiamo tranquillamente spiegare subito con un esempio riferito ai media. Quindi qui c'è un esempio chiarissimo di un brand fantastico della comunicazione, dell'informazione, che naturalmente si è già adattato, quindi vedete che c'è il sito della CNN, poi c'è Facebook, poi c'è Twitter, poi c'è YouTube, e quindi non mi dilungo oltre perché sapete già cosa vuol dire, però evidentemente la cosa è assolutamente trasversale. Si dice sempre che internet è una dimensione virtuale, in realtà non è così, e vediamo un esempio che è stato già citato stamattina e che naturalmente salta agli occhi, ma potremmo anche metterci un esempio di cronaca di questi giorni che per evitare qualsiasi discussione non abbiamo messo, ma certamente l'innesco, come dire, delle grandi riforme che Obama sta facendo avviene tradizionalmente attraverso sistemi, come vedete, web. Non va più avanti, Obama piace a tutti, eccolo qua. Semplifica, bisogna semplificare molto, e ci sono degli esempi anche divertenti, e questo forse lo conoscete, è il Lingua l'iPhone, che naturalmente semplifica persino la traduzione delle lingue. Il surfing, ovviamente, uno dei fenomeni di internet è quello dell'alleggerimento. Molti dicono che è un problema, molti dicono che è una caratteristica negativa, che non implica l'approfondimento dei temi, e quindi tutto ciò che, come dire, noi, almeno persone della mia generazione, sono state abituate con fatica a inseguire, ma appunto il passaggio in superficie delle cose certamente è una caratteristica che a questo punto possiamo addebitare alla rete e a quello che la rete ci suggerisce. Questo è un piccolo esempio di una grande compagnia aerea dove appunto vedete che su Twitter ci sono commenti del pilota, dell'addetto alla manutenzione, dell'addetto al catering, che consentono, come dire, a tutti di vedere esattamente cosa succede in uno degli ambiti dove per lo più basta prendere un aereo, non sappiamo mai se il ritardo tecnico è vero, se l'equipaggio non è arrivato perché sta prendendo un caffè, piuttosto che se li sono sbagliati con la pianificazione, eccetera. Naturalmente socializza e lascia socializzare, che è un altro assoluto imperativo della rete, e anche qui l'esempio che avevamo portato naturalmente è sempre lo stesso, non mi dilungo, sempre per non arrivare a casi moderni, a casi nostri che ci riguardano. Sapete che andando su il sito change.gov
È possibile, e molte persone lo fanno, anche in Italia, ne conosco alcuni, scaricare il podcast del racconto della settimana del Presidente Obama, che ai suoi cittadini, oltre appunto ad aver innescato tutta la sua campagna, il consenso sulle cose da fare, chiedere preventivamente il parere, consente agli americani di avere un piccolo video che possiamo vedere tutti sull'iPhone, in cui racconta cosa ha fatto nell'ultima settimana, e quindi naturalmente alleggerimento. E qui entriamo un pochino più nel tema della comunicazione, che ci riguarda tutti, essendo persone più o meno di questo ambito, immagino tutti quanti, dell'open source communication, che ovviamente è un'altra grande indicazione che dobbiamo tenere da conto nel nostro lavoro. Qui c'è un caso, quello di Starbucks, che naturalmente chiede, pur facendo una cosa semplicissima, provate a immaginare la complessità di fare il caffè, soprattutto da persone come me che invece vendono connessioni difficili, servizi complicati che la gente non sa far funzionare, poi si arrabbia con noi, quindi il livello di criticità è altissimo. Starbucks chiede ai propri clienti di giudicare i punti vendita, di giudicare i loro prodotti, e quindi ovviamente un innesco diretto dell'opinione dei consumatori, che poi è quello che alla fine costruisce naturalmente il brand. L'estensione ovviamente di internet ha provocato un altro grande fenomeno, appunto quello dell'inversione totale delle periferie rispetto al centro, fenomeni della coda lunga che tutti conoscete, e questo naturalmente è un'altra cosa di cui tenere conto nel nostro lavoro. Questo esempio è della Dell, che mi pare non abbia neanche catene commerciali, che naturalmente usa sistemi di questo tipo per arrivare dovunque senza dover chiaramente investire in canali tradizionali. Questa è un'altra cosa che in qualche caso è stata citata già stamattina, cioè il mashup, il remix, chiamatelo come volete, e per cui una serie di soggetti utilizzano la rete proprio per costruire perfino le campagne pubblicitarie. Questa è una Cadbury, è un'azienda diciamo che fa cioccolato, dolciumi, scusate, c'era anche questo, non me l'ho ricordato nella presentazione, quindi un po' di cibo ce l'ho messo, che ha chiesto alla rete di fare il lavoro delle campagne pubblicitarie, e quindi sono arrivate sui numeri, non ve li dico, ma sono numeri come al solito assolutamente imponenti per rispetto ai canali tradizionali, e sono venuti fuori appunto per la cioccolata campagne con scimmie eccetera, che è abbastanza inusuale, ma naturalmente sono state scelte direttamente dagli utilizzatori o comunque dalla rete, e quindi di per sé sono state accettate dall'azienda, cosa non semplicissima. Naturalmente non ho centrato la mia comunicazione oggi sui casi d'azienda, però un caso l'ho inserito con il comandamento numero 9, che aggiunge sempre valore, che è quello di YouStation. YouStation non è una difficile attività, è semplicemente un'idea che abbiamo contribuito come Telecom a far nascere, ed è della federazione di tutte le televisioni e le radio delle università italiane. Pensate che le università italiane federate in questa aggregatore, che ovviamente è web-based, generano una copertura del territorio che, parlando del sistema analogico, quindi prima dello switch off, era superiore alla copertura territoriale di Rai 3, e quindi capite l'importanza di queste cose. Naturalmente tutto user generated, fatto dagli studenti, e l'importanza di averlo federato certamente è una delle possibilità che la rete offre. Aggiungo che una striscia notturna di una scelta di questi prodotti va sulla 7 ad ore improponibili, che io sono anziano quindi dormo sicuramente, ma qualcuno di voi può aver avuto l'avventura di vederlo, e mediamente tra le 2 e le 3 di notte questa roba qui fa uno share superiore alla media di rete, quindi evidentemente c'è una connessione che ovviamente è cross-mediale, e questo ce lo siamo già detto. L'allargamento totale dei confini, questo riferito naturalmente al mondo della comunicazione d'impresa, è particolarmente significativo, e l'ultimo caso che portiamo, già citato anch'esso, è quello di IKEA, dove appunto un signore che è un manager di IKEA, uno che fa il venditore, si è inventato un piccolo concorso con le fotografie, per cui ha incrementato il business di IKEA attraverso una semplice attività sociale.